Salve e benvenuti alla Saatchi Gallery di Londra, dove una nuova mostra, con opere di oltre 100 artisti, esplora l'impatto dei graffiti e della street art nel mondo. La mostra Beyond the Streets London cattura i momenti storici di questo movimento artistico. La natura non autorizzata, vandalica e ribelle del movimento è al centro della mostra. Ma anche il modo in cui è cresciuto e ha influenzato il modo in cui la gente fa moda, fotografia e crea musica. Alexandre Fartu, nome d'arte Vils, è un artista portoghese affascinato dai volti. Utilizza materiali di recupero per reimmaginare i muri. Le sue opere sono al centro della nuova mostra alla Saatchi Gallery. Il lavoro che faccio implica sempre un atto di distruzione da cui poi creare qualcosa. Quindi utilizzo la superficie dei muri in uno spazio pubblico, o delle porte, o qualsiasi oggetto di cui la città non si preoccupa. Attraverso un processo di rivelazione, grattando la superficie, creo storie, di solito su persone che sono legate a quegli oggetti o a quella città. Dai volti ad un altro tipo di espressione creativa, quella dell'artista olandese Boris Telegen, noto anche come Delta. I graffiti riguardano il tuo nome, ma anche la forma delle lettere, dargli forma, stringerle e allungarle. Dopo le tappe a Los Angeles e New York, la mostra presenta nuovi lavori qui a Londra, una città ricca di significato. C'è molto da dire sui graffiti e sulla cultura di strada a Londra. La mostra ripercorre momenti importanti come l'arrivo a Londra del New York City Rap Tour e i suoi legami con la scena musicale e della cultura visiva. Si può ripercorrere la storia dei graffiti dalla nascita fino al ruolo di primo piano che hanno oggi nel marketing e nei nuovi media. È incredibile. La mostra sarà aperta al pubblico fino al 9 maggio. You're on news.